Sono circuiti che quando li osservi, quando ancora le tribune sono vuote, quando a correre c'è solo quel pulviscolo classico di un parco silenzioso. Quando vedi cordoli, i muri che se potessero parlare ti racconterebbero aneddoti e storie da star lì ad ascoltarle per ore. Beh, capisci che sei arrivato nel posto giusto, nel momento giusto, perché tutto deve ancora accadere. Signori e signore, benvenuti, questo è Magione. Siamo all'autodromo dell'Umbria, meglio conosciuto appunto come autodromo di Magione, con una lunghezza di 2507 metri, cortissimo, con 11 curve. Oggi ve lo voglio descrivere. Partiamo subito con il rettilineo dei box, dove si preparano i primi, assolutamente i primi sorpassi. Bisogna fare molta attenzione, un curvone comunque facile da interpretare ma insidioso per le staccatone, per poter andare qui alla curva del traliccio, poter superare e quindi preparare con questo piccolo rettilineo poi la curva vecchi box. Molti la interpretano in modo diverso, lungo, per poi stringere chi la prende di prima, chi la prende di seconda, per poi subito affrontare il piccolo rettifilo che precede la curva S tornantino. Anche questa è interpretata in modo diverso, per poi affrontare il tornantino, qui momento chiave per poter guadagnare tantissimo, per interpretare al meglio la curva muro, perché poi un lungo rettifilo che non termina mai, e quindi se si esce male dalla curva muro si perde tantissimo tempo. Qui le velocità di punta sono su all'incirca 215-220, si stacca ai 75, curvone a destra, si chiama così, la sesta curva, quindi la settima, semicurva, tutto qui, gas a martello. Poi curva Montesperello, di terzo o di seconda, dipende dal pilota come lo interpreta, quindi a sinistra curva Zampini, qui è parte molto tecnica, prima S per poi andare direttamente sui box. Signori, si finisce qui al traguardo, noi ci vediamo il 6 luglio qui a Magione per la terza di campionato, ci vediamo presto, ciao!